Abbiamo un problema con la giustizia. No, non in quel senso. Nel senso che dobbiamo affrontare un Vangelo che è profondamente ingiusto. Perché? Perché te pare giusto che se uno dà uno schiaffo a un altro, questi anziché rispondere se ne fa dare un altro ancora? A te pare giusto che se uno viene spogliato di tutto, questi gli dà anche quello che non gli hanno tolto? A te pare giusto che se uno costringe un altro a portare dei pesi per 1 chilometro, questi, pure se non ce la fa più, anziché uno ne fa 2 di chilometri? Avrà qualche aspetto negativo. Ma questo che si fa trattare così ingiustamente c'è proprio qualche problema per me. E però è quello che chiede Gesù nel Vangelo. E a chi prende ciò che ti appartiene, non chiedere che ti venga reso. In altre parole, ci chiede di amare il nemico. Amate i vostri nemici. Però siamo sinceri. È faticoso. Non è giusto così. È pericoloso. Non è giusto che se uno subisce violenza in nome dell'amore al nemico si deve sottoporre ad altra violenza. Cioè, proprio umanamente non ci sta. Ma allora la domanda è un'altra. Che cosa è giusto? Chi è giusto? Chi ama solo quelli che lo amano? Per dirla alla Gesù? Chiede a me. Beh, partiamo dal significato di giusto. Dal latino ius, iuris, che significa diritto. E qual è il diritto di un essere umano? Beh, ce ne sono tanti, ma in questo Vangelo ce n'è uno da sottolineare: il diritto di sbagliare. Perché uno che mena, sbaglia. Uno che ti sveste, sbaglia. Uno che ti costringe a portare pesi che non sono tuoi, sbaglia. Perché ogni uomo è fatto così, sbaglia. Ma forse tu sei esente da errori? No, anche tu sbagli, anche io sbaglio, tutti sbagliamo. Ma allora, avremo il diritto di sbagliare, sì o no? Credo proprio di sì. Per questo, giusto, non è chi non sbaglia mai, ma chi accoglie il diritto allo sbaglio, chi ti dà il diritto di sbagliare. Allora sì che c'è un senso amare il nemico, perché il nemico sbaglia, perché gli stai dando un diritto fondamentale, quello di essere imperfetto, proprio come te. E difatti è così che fa Dio con te, eh? E lui non sbaglia, perché è perfetto. Lui potrebbe fulminarti all'istante, perché sei tu che sbagli, mica lui. Eppure sei ancora qui, sulla terra. Forse perché Dio ti sta amando più dei tuoi errori.